Amici di Metal.it, fratelli di Metal o anche fratelli di Hard Rock per quanto riguarda la puntata di oggi, bentornati sul nostro canale YouTube. Sono assente da un paio di mesi, ma in questo frattempo vi ha fatto sicuramente compagnia soprattutto il nostro Sbranf con la videocensione di Rammstein, l'ultimissima dedicata agli Evergrey, nonché la mega monografia che ha dedicato ai Labyrinth, che si concluderà questo lunedì con l'ottava ed ultima puntata. Quindi mi raccomando, seguiteci lunedì sera alle ore 21.30. Ringrazio anche Gabriele per l'intervista ai Chronomaster Project. Eccomi qua, sono tornato, non so per quanto, non sono in forma fissa, ma ci tenevo a dirvi la mia su Diamond Star Halo, l'undicesimo album dei Def Leppard. Prima di addentrarci in questo album, voglio ringraziare tutti voi che ci seguite, tutti voi che ci sostenete, commentate, condividete i nostri video. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale, mettete un pollicione in su a questo video se vi sarà piaciuto, e ovviamente un ringraziamento speciale di cuore a tutti i nostri abbonati che con pochissimi euro al mese ci consentono di tenere attivo non solo il nostro canale ma anche il nostro sito, su cui vi invito sempre a fare una visita. Insomma, Diamond Star Halo, com'è sto disco? Lo scopriamo insieme dopo la sigla. Like an eagle. Come detto, undicesimo album per i Def Leppard, 7 anni di attesa dall'omonimo Def Leppard, come erano stati sempre 7 anni di attesa tra Def Leppard e Songs from the Sparkle Lounge. Un disco, quello del 2015, ovvero l'omonimo Def Leppard, uscito su Air Music, che mi aveva tanto illuso, come scrissi nella recensione appunto tanto tempo fa, che comunque alla lunga si è confermato secondo me per quello che era un buon album, che tuttora ho in macchina, non lo ascolto tantissimo devo essere sincero, ma secondo me quel 6/6.5, questo è il voto che diedi al tempo, se lo merita. Diamond Star Halo, ve lo dico in tutta sincerità, invece mi ha deluso un bel po'. È un disco molto lungo, troppo lungo, quasi 10 minuti già del precedente Def Leppard, che secondo me già era un filino prolisso. Questo ci aggiunge 10 minuti sopra, che è già in un disco non propriamente brillante e non propriamente con un songwriting ispiratissimo, si fanno sentire e come. Il disco in realtà non parte male. Take What You Want è un bel brano energico e va segnato quel circoletto rosso, come diceva Rino Tommasi, perché di brani energici in questo disco ce ne sono ben pochi, ahimè. Uno dei difetti principali di Diamond Star Halo è che è un disco veramente moscetto. Faccio fatica a mettere l'aggettivo hard di fronte al genere rock, perché questo disco praticamente è un disco rock. Al di là, come detto, di pochi brani, quella è un disco molto molto leggero, privo di momenti particolarmente eccitati, privo della grinta che ovviamente a causa delle condizioni di salute e dell'età Joe Elliott non può più mettere nel proprio cantato. La produzione è ovviamente ottima, ma è molto anche molto morbida e laccata, e insomma fa sì che questo album graffi davvero davvero molto poco. A fronte di 15 brani presenti, come detto troppo lungo, io ne ho cerchiati solamente 4 che a mio avviso sono veramente validi. La sopracitata opener Take What You Want, S&S Emergency, che è l'altro brano decisamente, forse il migliore del pacco, quello più Def Leppard old style, così come Unbreakable, che è quasi in chiusura, sempre sulla stessa falsa riga, e Open Your Eyes, che invece è un pezzo molto più drammatico e oscuro, ma devo dire che ci sta molto molto bene. Per il resto si va da un rocchettino, insomma, devo dire che non mi ha soddisfatto più di molto. C'è Kick, che è quella che è stata il singolo che è stato scelto, già la conoscerete un po' tutti, o addirittura già conoscerete il disco per intero, dato che è uscito venerdì scorso, quindi insomma 2 o 3 giorni fa. Insieme a questi brani ce ne sono tantissimi: You Rock Me, All We Need, Gimme a Kiss, Lifeless, sono quando più spostati sul blues, blueseggianti, quando più sul country, quanto più sul rocchettino un po' esile, diciamo così. Ci sono poi le ballad, o le semi-ballad che dir si voglia, che ammosciano ancora di più il tutto. Devo ammettere che non me ne è piaciuta nemmeno uno, da This Guitar, Goodbye for Good This Time, Angels e l'ultima From Here to Eternity. Devo dire che non me ne è piaciuta una, soprattutto questo disco nel lato B, tra virgolette, quindi dalla settima o dall'ottavo brano in poi, è veramente dura da digerire, da mandare giù.
faccio un piccolo appunto: i Def Leppard sono tra i miei gruppi preferiti, quindi vi parlo da fan, non tradito, per carità, vi parlo da fan che considera tutta la carriera, perlomeno fino a Retroactive, immensa, con le gemme di ovviamente Pyromania e Hysteria, che sono due fra i più grandi dischi di hard rock mai prodotti nella storia dell'umanità. Poi devo dire che però faccio molta fatica a tirare fuori 8 brani molto molto belli da Ten in poi. Slang me lo considero, Ten in poi, Ten un disco che mi ha deluso molto, Songs from the Sparkle Lounge un disco che non mi è piaciuto per niente, e ahimè devo dire che più o meno questo lo vado a posizionare all'incirca su quella valutazione. Secondo me un disco da 5-5,5, che non posso dire mi ha deluso, mi aspettavo moltissimo per Def Leppard, l'album omonimo, un po' proprio perché era omonimo, un po' perché Phil Collen al tempo disse che era uno dei dischi più hard rock della prima ora che avrebbero potuto incidere, cosa che non è stata così ovviamente, e quindi non è che mi aspettassi di più dopo altri 7 anni da Dimonster Helos. Un disco che è brutto? No, non è brutto, è però privo di mordente, non riesce ad emozionarmi, e se la musica non emoziona, insomma, il disco va da sé che non, per me non è valido. Ovviamente questo non significa che il disco sia brutto, è registrato benissimo, manco sto a dirvelo, i Def Leppard sono dei musicisti straordinari, non da adesso ma dal 1980 ad oggi, ce l'hanno dimostrato in tutti i modi, ma ahimè devo dire che questo è un disco un po' fiacco, un po' troppo fiacco, con soli 4 highlights su 15, quindi faccio davvero fatica ad assegnargli una sufficienza, cosa che non faccio. Qui qualcuno di voi dirà: ma cosa ti aspetti da un gruppo di ultra sessantenni che ha smacinato tantissimi dischi nell'arco della propria carriera? Non mi aspetto niente di particolare, ma devo dire quello che penso, quindi nel senso li ringrazio per tutto quello che hanno fatto. Come detto, rimane che questo non è un disco cesso, non è un aborto inascoltabile, è solamente un disco a mio avviso un po' stanco, privo di idee. Ovviamente non manca la solita copia della copia della copia della copia di Pour Some Sugar On Me, che nel disco precedente omonimo si chiamava Let's Go, qui si chiama Fire It Up, che è veramente un'ennesima copia di un mix fra Pour Some Sugar On Me e Let's Get Rocked, tratto dallo splendido Adrenalize, un disco mai troppo lodato, che ebbe come colpa l'unica quella di essere arrivato appena dopo Hysteria, che vabbè lì cambiò il metro di paragone, dato che Hysteria è un disco veramente pazzesco e fenomenale. Tant'è che insomma mi rimane un po' nemmeno l'amaro in bocca, la semplice constatazione che i Def Leppard ormai da tanti anni, perché da 20 anni, alla fine Ten è del 2002, non riescono più a piazzare la zampata vincente. Sì, c'è qualche episodio, come detto, come questi 4 e altri in altrettanti dischi, riescono a piazzare magari il brano che ti fa muovere il piedino, che ti coinvolge di più, in cui il chorus o la linea vocale è particolarmente azzeccata, ma l'album veramente veramente bello, secondo me bello da Retroactive in poi, Euphoria a me non era dispiaciuto, perché dopo Slang ci restituiva dei Def Leppard in chiave hard rock della prima era, ma insomma da allora faccio veramente fatica a salvare un disco nella sua integrità, o perlomeno da farmi emozionare in maniera decisa. Questo è il mio, spero breve ma sicuramente diretto, giudizio su Dimonster Helos. Ovviamente è solo il mio giudizio, ho letto in rete di lodi sperticate, questo è il più bel disco da Adrenalize, quando mai. Vabbè, insomma, ognuno ovviamente poi sui social scrivono solo quelli che ne pensano bene, come tutte le cose. Non esce più un disco brutto, ragazzi. Sono tutti dischi fighissimi, bellissimi, meravigliosi, meglio degli anni 80, meglio degli anni 90, è tutto splendido e non si può criticare nulla. Lungi da me criticare Def Leppard, ma questo disco devo dire che non rimarrà, non me lo compro. Ringrazio la Universal per avercelo. Intanto errori nello script da parte di Windows, va bene. Ringrazio la Universal che ce l'ha mandato con qualche giorno di anticipo per farcelo assaporare un po' meglio, ma Universal, questo disco non te lo comprerò, mi dispiace, non è abbastanza buono da piacermi, e soprattutto ci sono tanti gruppi, non per forza giovanissimi, dai giovanissimi ai medi, comunque ci sono tanti dischi davvero, davvero più meritevoli per me di questo. Ovviamente fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se non ci ho capito niente di Dimonster Helos, se veramente è quel disco che al rock mancava, o comunque
tiriamo fuori la solita frasetta: ah, grazie, ma che pretendi da gente che ne ha passate di mille colori e va verso i 70? Non pretendo assolutamente niente. Fra l'altro ci sono delle voci che il famoso tour con i Poison, con il Motigrew, con Vince Neil che sta cercando di dimagrire, forse sbarcherà anche in Europa. Io faccio parte della schiera che mi tengo i ricordi di averli visti dal vivo quando ancora erano un po' più giovani, quando Joe Elliott ce la faceva meglio a cantare. Non voglio vedere i Motley Crue nella situazione in cui stanno oggi. Mi spiace non aver mai visto i Poison nell'epoca d'oro, ma preferisco tenermi il ricordo piuttosto che andare a rovinare quello che ho memorizzato nella mia mente e andare a vedere dei gruppi che, ahimè, perché l'anagrafica non mente, non possono più offrire il meglio di quello che hanno dato durante la loro splendida carriera artistica. Fatemi sapere, come sempre, nei commenti qua sotto cosa ne pensate voi di Diamond Star Helos. Io vi do appuntamento a presto, non fosse altro che stanno per riprendere le dirette, sia redazionali sia con ospiti, quindi ci vediamo a metà settimana più o meno per i prossimi video. Vi mando un abbraccio, che la gloria sia con voi, grazie a tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!